Ciao, qui Librandi ed oggi parleremo di un titolo classico degli anni Ottanta e di giocattoli terribili, veramente pessimi sotto ogni punto di vista, senza possibilità di riscatto. Questi sono gli A-Team, prodotti da Galoob nel 1983. E prima, se ancora non avete fatto, mi raccomando, mettete un bel like, iscrivetevi al nostro canale Bolino Blu Librandi. Qui su YouTube cercate Librandi ed il nome di un giocattolo e qualcosa salterà fuori. Stiamo pubblicando un'infinità di video sui giocattoli del passato, quelli più belli, divertenti, alcuni bruttissimi, ma comunque interessanti, pur sempre vintage, non sono mai ristampe, è sempre il vero vintage. Perché vecchiotto come noi, il titolo decisamente non ha bisogno di presentazioni. 10 anni fa gli uomini di un comando specializzato operante in Vietnam sono stati ingiustamente condannati da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, sopravvivono oggi nella clandestinità come mercenari a Los Angeles. Se hai un problema, se nessuno può aiutarti e se riesci a trovarli, forse puoi ingaggiare l'A-Team. Queste erano grosso modo le parole che introducevano la sigla alla serie TV, seguite poi da una fanfara, un tema musicale che nessuno di noi riesce a togliersi dalla testa. La serie debuttò a gennaio del 1983 e questo spiega l'introduzione 10 anni fa che ci parla della guerra del Vietnam, anzi, presto corretta nel 1972. Abbiamo dunque una serie TV d'azione statunitense che in qualche modo riscatta la figura del reduce del Vietnam e si inserisce in realtà in una corrente che è durata per qualche anno. Più o meno tutte le serie TV d'azione che noi maschietti guardavamo in TV nella seconda metà degli anni Ottanta, qui in Italia, parlavano di reduci del Vietnam. Quella guerra, conclusasi all'inizio degli anni 70, aveva lasciato l'amaro in bocca dell'opinione pubblica degli Stati Uniti, tanto che i reduci, i soldati che l'avevano combattuta, al loro rientro in patria non erano accolti come eroi, ma erano ostracizzati, rifiutati dalla società. È un tema che abbiamo visto affrontare in film importanti come Rambo del 1982. Per un decennio circa il militarismo era diventato un tabù negli Stati Uniti, tanto che anche nel mondo dei giocattoli le cose erano cambiate drasticamente, non si vendevano più soldatini e G.I. Joe, il soldato per eccellenza, era stato trasformato in una sorta di 007 per poi fallire come linea di giocattoli. Ma passato circa un decennio si stava cercando di risollevare la figura del soldato in particolare e la bandiera, il patriottismo, negli Stati Uniti. Nel 1981 venne eletto presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, che ricordiamo un po' come il volto di un patriottismo e di un capitalismo piuttosto ottusi. Nel 1982 vengono rilanciati i giocattoli G.I. Joe con la linea G.I. Joe e Real American Hero, insomma un titolo ed un tema che vanno in netto contrasto con le tendenze del decennio precedente. Ed è in questo contesto che fu creata la serie TV A-Team. A-Team era il soprannome di speciali distaccamenti dell'esercito degli Stati Uniti creati proprio nella guerra del Vietnam, chiamati Operational Detachment Alpha. A questo punto ci soffermiamo un istante sul modo in cui queste serie TV venissero percepite dal pubblico. Noi bambini italiani sentivamo parlare della guerra del Vietnam come avremmo potuto sentir nominare qualunque altra guerra, ma per il pubblico di bambini statunitensi nei primissimi anni Ottanta, i reduci del Vietnam erano i loro genitori, si parlava della loro famiglia. Ora, fra tutti gli esempi di film, serie TV, racconti in generale che volevano riscattare la figura del soldato che aveva combattuto in quella guerra, A-Team non era di certo il migliore. La serie fu commissionata al suo curatore Stephen J. Cannell, lo stesso di Agenzia Rockford, Baretta o Ralph, Supermax, Heroe, con l'incarico di disegnare, costruire un miscuglio fra i Magnifici 7, quella sporca dozzina, e Mission Impossible con Mr. T al volante. Era proprio lui la star, un astro nascente dello spettacolo, e l'emittente televisiva, una volta riuscita a mettere le mani su quel personaggio, gli costruì intorno una serie TV. Non a caso, infatti, nella linea di giocattoli troviamo Mr. T, per nome Mr. T, su varie confezioni, mentre non troviamo i nomi degli altri attori, chiaramente. E la Galoob vendeva anche bambolotti parlanti del personaggio Mr. T, non di pessimo elemento B e Baracus. Contro ogni aspettativa, la serie debuttò con un ottimo successo e durò per 5 stagioni per un totale di 98 episodi. Tuttavia, il successo andò poi scemando man mano che la serie andava avanti, principalmente per colpa della monotonia. Era infatti
molto molto sciocca. Mancavano i contenuti, mancava profondità nei personaggi, non c'era nessun legame tra un episodio e l'altro, e il canovaccio era proprio sempre lo stesso. Gli episodi, insomma, sono tutti uguali. Le vittime di qualche ingiustizia cercano di ingaggiare il mitico e il team, ci riescono, e il gruppo si presenta a bordo del indimenticabile furgone nero con la banda rossa, e mentre cercano di salvare queste povere vittime si troveranno a dover costruire, arrangiare armi o veicoli con mezzi di fortuna. Alla fine chiaramente riescono a portare a casa la vittoria, pur sempre cercando di non farsi catturare dal governo degli Stati Uniti, che continua a dare loro la caccia. La serie era caratterizzata da un tono sempliciotto e spensierato e da una sorprendentemente inefficace violenza da TV. In ogni episodio avevamo scontri a fuoco ed esplosioni maestose nelle quali misteriosamente nessuno rimaneva mai ferito. Mentre dietro le quinte la produzione doveva gestire da un lato la disapprovazione di parte del pubblico, che non era contenta di vedere tutta questa esaltazione delle armi in uno spettacolo per bambini, e dall'altro i continui litigi fra le due star principali, Mr. T e George Peppard, che si contendevano continuamente la coroncina di reginetta. Mr. T era di fatto la star intorno alla quale avevano costruito lo spettacolo, ma George Peppard aveva un passato come divo di Hollywood. E gli altri due interpreti, Dirk Benedict e Dwight Schultz, non erano di certo le persone che avremmo voluto vedere di interpretare un eroe d'azione, non erano i più adatti, ma di fatto sul set erano quelli che facevano il grosso del lavoro. Spesso e volentieri si trovavano a dover lavorare per turni doppi per compensare le assenze degli altri due. E finalmente vediamo i personaggi di Galoob più da vicino. Iniziamo dal capo dell'A-Team, il colonnello John Hannibal Smith. Non importa qual è il problema, lui ha sempre un piano per risolverlo. E in particolare lui adora i piani ben riusciti. I love it when a plan comes together. Questo era il tormentone del suo personaggio. Interpretato, dicevamo, da George Peppard, un attore che all'epoca di A-Team aveva ormai 54 anni, non anziano ma neanche giovanissimo, e da tempo partecipava solamente a produzioni di secondo livello, ma una ventina di anni prima era stato il protagonista di Colazione da Tiffany. Insomma, era stato una grande star di Hollywood. Il pupazzetto, lui come i suoi compari, è piuttosto grosso, alto 15 cm abbondanti, quindi siamo nella scala dei 6 pollici. Possiamo ruotare la testa da una parte all'altra, un po' bloccata, muovere le braccia in avanti e indietro. Quando riusciamo possiamo ruotare il busto, muoviamo le gambe in avanti e indietro e pieghiamo le sue ginocchia. Le articolazioni, insomma, non mancano, anche se non sono sempre perfettamente fruibili. La testa in gomma vuota è anche molto morbida, come accadeva spesso nelle action figure dei primi anni 80. Credo che facessero così perché questo materiale permetteva di mantenere meglio i dettagli della scultura, che in questo caso sicuramente non è eccellente, non somiglia a George Peppard, ma forse appare ancora più brutta proprio per le applicazioni di colore, che non mancano ma non sono studiate benissimo. Il volto non è bellissimo, ma dal collo in giù sarà ancora peggio. Abbiamo un torace un po' troppo allargato e delle braccine sicuramente troppo corte per questa figura, e questo ci fa pensare al bruttissimo corpo di Blackstar, prodotto sempre da Galoob e sempre nei primi anni 80, forse per mano dello stesso scultore, che avrebbe fatto bene a prepararsi un po' di più prima. L'articolazione delle anche è strana, il bacino appare molto largo visto da davanti e stretto visto da dietro. In questo modo, quando facciamo sedere il personaggio, la distanza fra le sue ginocchia aumenta, vedete? Le gambe si allargano. Ora, articolazioni come questa erano comuni in altre linee di action figure un po' più vecchie, forse quella più celebre che ci possa venire in mente come titolo, se non altro, era quella dedicata al film Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, prodotta da Kenner proprio quando era uscito il film. Lo scopo di un'articolazione simile è quella di permettere ai pupazzetti proprio di allargare le gambe sedendosi, così da poter cavalcare. Infatti le altre linee in cui l'abbiamo vista erano di cowboy o di personaggi a cavallo. Non abbiamo cavalli per gli A-Team. È vero che Galoob produsse per loro una sorta di chopper, una motocicletta a tre ruote con un carretto da rimorchiare, effettivamente forse così potranno cavalcarla più comodamente.
Anche le manine sono un po' troppo piccole e informi, mentre i fianchi sono troppo larghi. Questa rientranza in mezzo al bacino è veramente brutta. Sembra che il nostro Hannibal Smith soffra di ritenzione idrica. Sulla schiena leggiamo stampigliato 1983 Cannell Productions All Rights Reserved. Questo ce lo ricorderemo, Cannell, Stephen J. Cannell, il curatore della serie, ma ce lo ricorderemo perché questo marchio è presente su alcune linee di giocattoli che non hanno nulla a che vedere con l'A-Team. Ed ora pensiamo agli accessori. Il primo di questi è già indosso al personaggio, perché così era venduto nella confezione. Sarebbe un cinturone con una pistola nella fondina ed una borraccia in gomma, e dovrebbe essere removibile, ma è successo negli anni che la gomma si è fusa con la plastica del bacino. Stessa cosa è accaduta anche per il collo ed il colletto della camicia. Succede incompatibilità tra i materiali. Un altro giocattolino celebre che soffriva dello stesso problema era Big Jim, in cui le ascelle si fondevano con il torace. Quindi può capitare anche ai migliori, ma nel caso degli A-Team di Galoob sembra solo un difetto in più che si somma a tutti gli altri. Gli altri accessori invece nella confezione erano coperti da un cartoncino posto alla sinistra del personaggio. Con il nostro Hannibal trovavamo intanto uno zainetto in plastica di scarsa qualità nera, pieno zeppo di esplosivi e munizioni, sembrerebbe, e anche un'imbracatura di cintura in gomma flessibile, questo lo apprezziamo, sì, anche se un po' troppo sottile, nella quale incastrare lo zainetto e poi da far indossare al personaggio. Vedete però che ci sono spazi così sottili e delicati che si spezzerebbero subito, quindi ci siamo evitati la sofferenza di vedere l'accessorio rompersi addosso al pupazzetto solamente per indossarglielo. E poi abbiamo due diverse armi da fuoco, questa qui con i suoi proiettili anche in gomma flessibili, li abbiamo incastrati noi in posizione, quest'altra invece con un cinturino che permetterà al personaggio di portarlo a tracolla. Ora vediamo le proporzioni fra gli accessori ed il personaggio e vediamo che non vanno tanto bene come dovrebbe impugnarlo. Forse questo piccolo manico, ecco qui, si infila nel forellino che hanno ricavato nella manina, però decisamente non si presenta benissimo. In questa linea esistono varianti che si distinguono molto fra di loro. Ricordiamo che le varianti non sono introdotte coscientemente, intenzionalmente dalla compagnia per dare filo da torcere o stimoli ai collezionisti. I giocattoli non erano pensati perché ne parlassimo ancora a 40 anni di distanza. Le varianti nascevano da esigenze di produzione. Evidentemente Galoob aveva bisogno di produrre i suoi A-Team in fabbriche diverse, in stabilimenti diversi. Pertanto fabbriche e stabilimenti diversi hanno avuto l'incarico di produrre gli stampi partendo dalle sculture originali, così da stampo a stampo possiamo avere differenze. È il caso di Hannibal, che esiste in commercio con due teste molto diverse l'una dall'altra. E poi potevano cambiare magari le risorse a disposizione o le direttive ricevute sui colori. Hannibal esiste anche con una colorazione molto diversa, un giubbino blu e pantaloni grigio scuro. Qui abbiamo il luogotenente Templeton Arthur Peck, conosciuto semplicemente come Faceman o anche solo Face. Qui in Italia lo chiamiamo Sberla. È il tipo di uomo che saprebbe vendere ghiaccio agli eschimesi, un gran donnaiolo e in generale, in sostanza, è lui che permette all'A-Team di intrufolarsi ovunque o di reperire informazioni particolari. Era interpretato dall'attore Dirk Benedict, che pochi anni prima era stato tra i protagonisti di Battlestar Galactica, costosissima serie TV di fantascienza che cercava di farsi trascinare dal successo di Guerre Stellari. Ma non è vero, non è sempre stato Dirk Benedict. Se alcuni di voi ricordano di aver visto l'episodio pilota, il primo episodio di A-Team, beh, avrete notato che Sberla era completamente diverso. Infatti Stephen J. Cannell e Frank Lupo, curatori, creatori della serie TV A-Team, avevano da subito in mente l'attore Dirk Benedict, ma la produzione fece di tutto per farlo sostituire da un certo giovanissimo Tim Dunigan, che in realtà conosciamo molto bene perché era Capitan Power.
Succede però che Tim Dunigan aveva un aspetto un po' troppo giovane per sembrare un veterano del Vietnam e soprattutto c'era un problema di inquadrature, problemi logistici, perché quell'attore è alto 1,96 m, enorme, mentre gli A-Team non sono così alti e in particolare il loro energumeno Mr. T non è decisamente un uomo alto. E così dal secondo episodio in poi furono accontentate le richieste di Cannell e Lupo e Sberla divenne Dirk Benedict. Il pupazzetto, dicevamo, è alto anche lui 15 cm abbondanti e condivide più o meno gli stessi difetti di Hannibal, anche perché condividono la maggior parte del loro corpo. Infatti solamente il torace e la testa sono diversi, per il resto i due pupazzetti hanno gli stessi stampi, di sicuro la stessa scultura. È anche vero che siccome la qualità di stampa di questi giocattolini era pessima, sembra di vedere differenze che in realtà non ci sono, non erano intenzionali. Su di lui riusciamo a ruotare il busto, guardate un pochino, ecco qua, lo snodo al torace. Quando dicevo che sono stampati male, mi riferivo tra le altre cose a questi difetti nella plastica, che forse è stata colata mentre si stava già indurendo. Qui riconosciamo parti di stampo che non dovremmo vedere, o i perneti che sono stati troncati quando lui è uscito dallo stampo stesso. Molto brutto anche il modo in cui hanno stampigliato i dettagli del copyright, sembra riuscito peggio rispetto a quello che vediamo di solito su action figure di altre marche. E questo è il volto di Sberla, di un personaggio che si chiama letteralmente Face, faccia, così come lo vedeva Galoob. Bruttino, sicuramente non somiglia a Dirk Benedict, ma trovo veramente che non sia proprio pessimo, di certo il corpo è ancora più brutto. E guardate quante applicazioni di colore di nuovo per gli occhi, per le labbra, sono tante, è un impegno che non era così consueto nei primi anni 80 in un action figure di questo tipo. Gli accessori sono di nuovo costituiti da un po' di minutaglia in plastica nera, era un problema comune anche al vecchio Big Jim, questo è anche il fatto di non essere in grado di interagire più che tanto con i suoi piccoli accessori. Comunque nel caso di Sberla abbiamo le stesse bretelle che già abbiamo trovato con Hannibal, questa volta però per leggere uno zainetto radio, insomma, è qui per le telecomunicazioni, abbiamo anche una cornetta simile a quella di un telefono, un'antenna molto sottile, guardate come sono stampati male, abbiamo linguette ovunque, sembrerebbero tarocchi se non leggessimo il marchio Galoob sulla confezione. Anche questa arma da fuoco con il suo cinturino in gomma e il cinturone con borraccia e pistola nella fondina sono comuni all'arsenale che hanno dato a disposizione di Hannibal. E concludiamo con un minuscolo Uzi, questa piccolissima arma a ripetizione che lui forse impugnerà così, infilandone parte del caricatore nella piccola fessura tra le dita, non lo so, proprio bruttino. Anche per il nostro Sberla esistono delle varianti, infatti lo stesso personaggio era disponibile anche con pantaloni ben più scuri ed un giubbino di un rosso arancione molto vivo. E questo invece è HMHM Murdock, pilota del gruppo A-Team. Lui è in grado di pilotare qualunque cosa voli ed è vero, glielo abbiamo visto fare per tutta la serie, però c'è un problema perché è completamente matto, così tanto che le sue iniziali H e M vengono intese come Howling Mad, tanto matto da ululare. E il fatto che a pilotare aerei o elicotteri per tutto l'A-Team sia proprio un personaggio così mentalmente instabile di certo non va d'accordo con il terrore di volare che ha Mr. T, quello che vedremo tra poco. Ricordiamo che Galoob aveva effettivamente prodotto qualcosa da fargli pilotare, il Combat Attack Gyrocopter, una sorta di piccolo triciclo monoposto con un'elica sopra come quella di un elicottero. E poteva essere cavalcato dal personaggino e anzi era venduto con una copia di pupazzetto identica a quella che abbiamo davanti. Ed anche se guardando quel giocattolino sembra che Galoob semplicemente abbia cercato di risparmiarsi la produzione di un vero e proprio elicottero inventandosi quel piccolo triciclo, beh, in realtà un veicolo identico era apparso proprio nella serie TV. Ed ancora una volta la statura sarà quella di 15 cm abbondanti perché ancora una volta i tre pupazzetti si distinguono solamente per la testa e per il torace, braccia, gambe e bacino sono sempre gli stessi, anche se sono stampati così male che ad esempio le braccia di Murdock sembrano essere in una posizione un po' diversa,
non era intenzionale. Sembra che Murdoch sia pronto a scalare una montagna, infatti nel suo caso le bretelle di gomma reggono uno zainetto da trekking, di nuovo un guscetto di plastica, vuoto dall'altra parte, ma questo poco importa, vediamo due martelletti scolpiti qui sulla superficie. Il suo cinturone in gomma ha di nuovo una borraccia agganciata, ma questa volta al posto della pistola nella fondina c'è una tasca nella quale potremo incastrare un altro accessorio. Vedete però come è stampato tutto malamente ed eccessivamente sottile, potrebbe rompersi veramente con un soffio. C'è poi per lui un binocolo, questo è un accessorio utile decisamente, possiamo metterglielo al collo grazie all'accetto in gomma. Anche per Murdoch ritroviamo lo stesso fucile con l'accetto in gomma, voilà, glielo mettiamo in spalla. E c'è poi questo minuscolo rampino in corda, tanto piccolo quanto stampato male. Ci si chiede se sarebbe in grado veramente di reggere il peso di quest'uomo. Le articolazioni già le conosciamo, anche se su di lui funzionano meglio che sugli altri, ma ci soffermiamo sul volto. Guardatelo un po', è un po' deforme, bruttino e chiaramente non somiglia affatto a Dwight Schultz. Occhi gialli, è un colore insolito. Ed infine ultimo, ma non ultimo, abbiamo Bosco Albert Baracus. Le sue iniziali sono dunque BA, come Bad Attitude. Insomma, il cattivo atteggiamento, il pessimo temperamento che contraddistingue il suo personaggio, sempre pronto a venire alle mani, e da quel punto non c'è scampo per nessuno, è pronto a litigare. È però anche un incredibile meccanico, in grado di arrangiare e sistemare qualunque cosa con gli strumenti di fortuna che troverà lungo il cammino. Per l'edizione italiana si pensò di chiamare P.E. Baracus, come per pessimo elemento. Grande, grosso ed inarrestabile, però terrorizzato dall'idea di volare. Infatti, praticamente in ogni episodio il resto della squadra si sentirà costretta a stordirlo in qualche modo, addormentarlo con potenti sonniferi per poi trascinarlo a bordo di un velivolo pilotato dal pazzo Murdoch. Nella realtà si tratta del signor Lawrence Turo, questo è il suo vero nome, anche se all'inizio degli anni 70 cambiò legalmente il cognome in T puntato. Da giovane conseguì risultati discreti in numerosi sport, football, pugilato, wrestling, lavorò come guardia del corpo e come buttafuori, ma proprio negli anni 70 pensò bene di adottare questo look così pittoresco, che lo rendeva caratteristico abbastanza da permettergli di sfondare nel mondo dello spettacolo. Nel 1980 partecipò ad una trasmissione TV sui buttafuori ed è proprio in quell'occasione che anche Sylvester Stallone finì per conoscere Mr. T e pensò di scritturarlo come avversario di Rocky. Insomma, questo fu il decollo della carriera del signor Turo. Negli anni 80 era una celebrità, un personaggio mediatico, nel senso che non lo vedevamo mai uscire dal personaggio neanche nelle interviste. Burbero, ma sempre mosso dai migliori sentimenti e principi, con un occhio di riguardo per l'educazione dei bambini. E di fatto quello che vediamo in A-Team non è un soldato del Vietnam, non è Bosco Albert Baracus, ma è di nuovo Mr. T. Tant'è che Galoob non lo ha nemmeno vestito con la mimetica che spesso indossava nella serie TV, lo hanno vestito direttamente come Mr. T con il suo giubbino in jeans smanicato. A riprova del fatto che fosse proprio lui l'aspetto più vendibile della serie TV, notiamo che Galoob dedicò a questo pupazzetto più attenzioni che agli altri. Non solo gli stampi sono interamente nuovi, non condivide nulla con gli altri personaggi, ma ha anche più applicazioni di colore sul suo giubbino, queste righe arancioni, un sacco di dettagli dorati, eppure il tatuaggio sulla spalla. Lo schema di articolazione invece quello è sempre lo stesso. Muoviamo la testolina, muoviamo le braccia in avanti e indietro, ruotiamo il busto, le gambette e possiamo anche piegare le ginocchia. Anche sugli accessori Galoob è stata più generosa con lui, abbiamo di nuovo una sorta di fucile con la bretellina in gomma nera, simile a quelli che abbiamo già visto con gli altri personaggi. E poi, trattandosi di un meccanico, abbiamo per lui tutta una serie di attrezzi, una cintura portaattrezzi con cacciaviti e via dicendo, anche questa in gomma flessibile ma un po' troppo sottile. Abbiamo chiave inglese, martello, cacciavite, un set di punte per il trapano, una sega da metallo e anche la cassetta degli attrezzi, guardate qui, con il compartimento rimovibile addirittura, e poi una tracolla. Insomma, in questo modo lui potrà portarsi dietro la cassetta degli attrezzi più comodamente. Allora, buona l'iniziativa di dargli così tanti accessori. Carino il fatto che si tratti di attrezzi da lavoro e non sempre di armi, forse era anche una richiesta del personaggio di Mr. T, quello di non essere caricato di armi da fuoco, visto che lui era il messaggio per i bambini.
Purtroppo però sempre tutto realizzato molto male, anche questo piccolo trapano. Gli accessori sono così piccoli che lui avrà difficoltà a tenerli in mano, insomma sono minutaglie in plastica nera stampata molto male. Ed ecco l'A-Team, i quattro membri di questo gruppo prodotti da Galoob tra il 1983 e l'84. Esisteva in realtà un quinto membro onorario per la squadra, la giovane giornalista Amy Allen, che era stata prodotta anche essa da Galoob, più o meno con la stessa cura che la compagnia riservò per questi quattro personaggi, quindi brutta uguale ma con lo stesso schema di articolazioni o di accessori. Noi l'abbiamo ancora chiusa nella confezione, non l'abbiamo aperta perché abbiamo capito l'antifono ormai, ma mostrarvi una confezione chiusa non sarebbe stato divertente. Quel personaggio, la giornalista che segue il gruppo nelle loro avventure, era stata introdotta dall'emittente televisiva come tentativo disperato di conquistare anche un pubblico femminile o forse quantomeno di ammorbidire il giudizio che il pubblico femminile avrebbe avuto di questa serie. Ma trattandosi di uno spettacolo su quattro uomini armati fino ai denti che saltano da un carro armato all'altro, beh, chiaramente non c'erano speranze. E ancora non è tutto, perché oltre ai 5 buoni, per la sua linea da 6 pollici Galoob produsse anche 4 cattivi, ma non ispirati a personaggi della serie TV. Sono 4 generici bruti con nomi che fanno pensare ai serpenti, non hanno neanche nome e cognome. Sono Cobra, Python, Rattler e Viper. E se questi vi sono sembrati brutti, dovrebbero, non avete visto i cattivi, sono terrificanti. Non solo brutti come lo sono questi, ma sono ancora più pigri nella realizzazione, hanno meno articolazioni e questa volta gli scultori neanche si sono sforzati di dare delle fattezze ai loro volti, insomma sono uno spettacolo. Per questi pupazzoni da 6 pollici Galoob produsse anche il rarissimo playset, il Command Center, che era in realtà anch'esso molto brutto, sulla falsariga della vecchia centrale di comando di Big Jim, quindi abbiamo delle pareti di cartone e un paio di colonne di plastica per tenerla in piedi, veramente bruttina. E poi i due veicoli che abbiamo menzionato nel corso della recensione, Off-Road Attack Cycle, quella sorta di quad con un carretto, e poi il Gyrocopter di Marduk, un piccolo triciclo con un'elica. Non c'era il furgone, Galoob non realizzò il classico, l'iconico furgone dell'A-Team per i personaggi da 6 pollici. Esisteva un grosso furgone A-Team in plastica vuota con proporzioni quasi accettabili per quelli di questi pupazzetti, prodotto all'epoca da Ertl, probabilmente con l'intenzione che i bambini lo usassero per compensare la lacuna della linea prodotta da Galoob. Contemporanei a questi erano invece gli team da 3 pollici e 3 quarti, altri quindi 10 cm, sempre prodotti da Galoob, e ricordavano molto i vecchi tarocchi dei G.I.Joe che si trovavano al mercato quando eravamo piccini. Anzi, di fatto Galoob riciclò per i suoi A-Team da 3 pollici e 3 quarti molto da una linea che aveva prodotto nell'82 proprio per uscire in parallelo con i G.I. Joe e Real American Hero. Anche quegli team da 10 cm erano molto brutti, sembravano generici soldati, bruttissimi gli accessori, e se non fosse stato per qualche testolina più riconoscibile li avremmo scambiati per tarocchi dei G.I. Joe. Però per quei pupazzetti Galoob realizzò un furgone dell'A-Team, quello classico, molto molto carino, bellissimo a vedersi, abitabile in scala con i personaggi, una chicca. Ecco qui, dunque, si conclude, abbiamo di nuovo dissacrato forse uno dei miti dell'infanzia, ma la serie TV dell'A-Team era veramente molto brutta a guardarsi, fatta male, con una superficialità disarmante e poverissima come contenuti. Però la ricordiamo da quando eravamo bambini, in realtà anche se questi giocattoli a loro volta sono terribili, noi siamo contenti di averli perché sono quelli con cui i bambini giocavano quando veniva trasmessa la serie TV. Noi non avevamo idea che esistessero questi pupazzetti all'epoca, non credo che siano stati distribuiti in Italia, di sicuro non su larga scala, ma se li avessimo conosciuti all'epoca probabilmente li avremmo voluti per poi rimanerne delusi. Dunque, li conoscevate voi? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto, cerchiamo sempre di rispondere a tutti. Mettete un bel mi piace, che non costa nulla, e iscrivetevi al nostro canale YouTube Liprandi. Qui su YouTube cercate Liprandi, il nome di un giocattolo, qualcosa salterà fuori. Ciao!